terremoto nella giunta di Mortara. Dopo mesi di tensione nella maggioranza guidata da Fratelli d'Italia, si è dimesso martedì mattina il sindaco Ettore Gerosa. Dimissioni arrivate all'improvviso, a pochi giorni dalla sagra, ma che in realtà sono la conclusione di una crisi politica che si protrae ormai da alcuni mesi, come spiegato in una nota ufficiale dall'ormai ex primo cittadino. Una crisi, ha fatto sapere Gerosa, accelerata dalla nascita del gruppo misto, formato dagli ex consiglieri della Civica Viviamo Mortara e dal gruppo Lombardia Ideale, situazioni che hanno cambiato profondamente il consiglio comunale e creato un contrasto interno alla maggioranza che non è stato più possibile ricucire. Gerosa ha concluso auspicandosi che la parola possa tornare agli elettori. Si conclude così, dopo 2 anni e 3 mesi, la consiliatura Gerosa, una consiliatura non semplice, provata da diverse tensioni, in cui in più occasioni la maggioranza è andata sotto nelle votazioni, in particolare dopo la fuoriuscita dei consiglieri di Viviamo Mortara e la formazione del gruppo misto, diventato l'ago della bilancia della maggioranza, un gruppo con il quale non c'erano più le condizioni per poter governare. Contattato telefonicamente, il sindaco Gerosa non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, lasciando comunque trapelare tutta la sua amarezza, bocche cucite anche da parte del vice sindaco Laura Gardella. Per la maggioranza in quota Fratelli d'Italia, l'unica a voler commentare è stato l'assessore all'istruzione Pierangela Salsa. Alla base della rottura dei rapporti con il gruppo misto ci sarebbero state le continue rivendicazioni alla giunta da parte dei loro esponenti. Secondo voci di corridoio si parla anche della richiesta di un nuovo rimpasto di giunta, il secondo in poco meno di un anno, dopo quello che ha portato all'estromissione di Andrea Olivelli e al successivo ingresso di Michele Mazzitello. Io ce l'ho messa tutta per fare sempre il bene della città, perché è la città che mi ha portato qui. Non mi viene in mente di andare a chiedere al sindaco di rimuovere X e Y perché magari uno mi sta antipatico e l'altro non ho voglia di vederlo. Se vedo delle motivazioni legate al lavoro, legate ai risultati del lavoro assessoriale, è un conto, ma se mi viene in mente di farmi muovere da motivazioni di carattere individuale, personale, io dico, beh, c'è qualche cosa che non va. Se qualcuno avesse voluto, come ha voluto fare, questo atto di forza, probabilmente ha dei progetti diversi che valorizzeranno Mortara, chi lo sa. Al posteri largo sentenza, come diceva Napoleone. Per la minoranza, il capogruppo di Rifondazione Comunista Giuseppe Abbà sottolinea come l'epilogo della maggioranza Gerosa fosse ormai nell'aria, divisa dai continui giochi di poltrone al suo interno. Io ho visto con la mia età e ho fatto molte esperienze anche da sindaco, anche altri tipi di crisi, ma quantomeno ci si scontrava sui problemi. Qui non sto vedendo uno scontro di questo tipo, sto vedendo solamente una lotta di potere all'interno, questo è negativo.